Questo è l'ingresso della caserma Prandina, qui sono ospitati circa 500 profughi. Nei giorni scorsi si è parlato di chiusura, ma in realtà dovrebbero esserci nuovi arrivi per un'emergenza a Padova che sembra non avere fine. ventisette sindaci della zona si sono riuniti per dire no ai nuovi arrivi e anche i cittadini sono esasperati. Disastro. Io abito vicino a Chiesa Nuova, quindi è un po' disastro. E perché? Perché vedo sempre questa gente che gira continuamente, libera. Io passo sempre vicino alla caserma Prandina. Sono lì che bivaccano nei giardini e sono lì fermi. Non so cosa fanno. La tendopoli è nascosta dietro questo cancello grigio a due passi dal centro. Alcuni profughi preferiscono stare all'ombra seduti sotto gli alberi di un parco. Questa è la tendopoli dove dormono i profughi. Qui mangiano, si possono vedere le brande e i panni stesi. Qui molti profughi vivono ormai da mesi e con le stime dei nuovi arrivi gli immigrati ospitati in città potrebbero diventare 1.400.